Giornalista professionista dal 2017. Scrivo di cronaca e attualità economico-politica. Mi sono sempre interessato di tematiche sociali e sportive. Appassionato di musica. Ho avuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino. Per anni ho fatto avanti e indietro per Palermo. Dove sono nato e, per ora, ritorno. Un elicottero è decollato da Ostia alla ricerca del responsabile degli spari uditi dai residenti. Nel pomeriggio di giovedì 24 agosto. Gli spari sono stati esplosi in strada tra alcuni palazzi di Ostia Nuova da dove sono partite. Diverse segnalazioni al numero di emergenza. Da parte dei residenti. È in corso la caccia all'uomo per le strade del comune sul litorale romano. Al momento non si hanno notizie di feriti. Gli spari, secondo quanto riportato da Roma Today. I colpi sarebbero stati esplosi tra via Antonio Forni e via Domenico Baffigo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia con il supporto della Guardia di Finanza alla ricerca del responsabile. Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sarebbero partiti da uomo a bordo di un autobus della linea 101. Mentre transitava in via del sommergibile per la ricerca del presunto colpevole è stato richiesto l'utilizzo di elicottero che sorvolava la zona. ANSA la zona dove è stato braccato il responsabile della in strada a Ostia la caccia all'uomo. L'elicottero sta setacciando dall'alto la zona tra le case Ostia Nuova. Appunto. Dei lotti dove poco meno un anno fa furono sparati dei colpi. E sorvolando concentricamente le zone della stazione Lido Nord. Via Paolo Orlando. Via Ledella Vittoria via Casella con diversi controlli concentrici. Secondo quanto riportato da Repubblica. Il quartiere sarebbe presidiato da numerosi agenti in borghese. In divisa e dai militari della Guardia di Finanza. I poliziotti starebbero perquisendo un edificio in piazza Gaspari. La polizia starebbe cercando un uomo di nazionalità sudamericana che sarebbe fuggito dopo aver sparato in aria. Gli indagati degli inquirenti sarebbero ricaduti sul clan cileno di piazza Gasparri. L'ipotesi sarebbe un'azione a scopo intimidatorio. Le imboscate incendiarie. L'episodio arriva pochi giorni dopo le 4 e carta esplose nella settimana precedente il 15 agosto che avevano allarmato anche la prefettura. Costretta a convocare sulla questione un comitato per l'ordine e la sicurezza. La prima incendiaria lanciata da un'auto in corsa è esplosa lunedì 7 agosto in via delle Fiamme Gialle, sopra un'auto parcheggiata, ma diretta verso uno dei due ristoranti sulla strada. Poche ore dopo un'altra artigianale ha distrutto la veranda del da ristorante Cacio e Pepe a Fiumicino. Il 10 agosto un'altra a Carta è esplosa davanti alla concessionaria Motors Speed di Dragona. Nella notte tra l'11 e il 12 agosto. Invece, è stato preso di mira il ristorante La Bussola. Sul litorale.